Oggi mi sembri più tesa che mai. Che cosa ti è successo? Quando sei entrata, ti si leggeva la tristezza negli occhi. Sì. Oggi sono particolarmente triste. Che cos'hai? Hai qualche altro problema con tuo marito? No, si tratta del bambino. Che cos'è successo? Pedro Luis ha presentato l'istanza. Però non ci sono molte speranze, Damian. E poi Pedrito sta male. E sai che cosa vuol dire avere un figlio che è malato e non potergli stare vicino a curarlo? Posso aiutarti, Leonela? No. Si tratta di una malattia psicosomatica, un'asma emotiva. E in questo caso insisto perché io posso aiutarlo, visto che sono uno psichiatra. Sì, se lui vivesse con me, certo, Damian. Invece Nieves Maria non ti permetterà mai di avvicinarlo. Lei non te lo permetterà. A me non vuole dare ascolto. Io mi sento disperata. Leonela, per favore, fatti coraggio. Io mi sento in parte responsabile di tutto questo, Damian. Perché? Perché... Che cosa c'entri tu con questo? La mia situazione con Pedro Luis non ha contribuito a creare un'atmosfera di felicità, di pace familiare attorno a Pedrito. E Nieves Maria ha approfittato di questo per strapparmelo. E ora, certo, stiamo lottando, Pedro Luis e io. Però io sento la necessità di normalizzare la mia vita. Io ho bisogno di qualcosa che mi compensi delle mie sofferenze, delle mie frustrazioni, della mia tristezza. Che cosa vorresti, Leonela? Damian, io voglio riconquistare l'amore di Pedro Luis. Damian, curami, guariscimi dai miei timori, affinché possa amare mio marito completamente. Fammi superare questa paura di amare, per favore, perché desidero essere sua. Io desidero essere sua moglie. Io desidero normalizzare la mia vita. Io ho bisogno di avere una gratificazione che mi compensi delle mie sofferenze, delle mie frustrazioni, della mia tristezza, Damian. Che cosa vorresti, Leonela? Io voglio corrispondere l'amore di Pedro Luis. Damian, curami! Curami! Guariscimi dai miei timori affinché possa amare completamente Pedro Luis, perché desidero essere sua. Io desidero essere sua moglie. Per favore, calmati. Mi sembri un po' alterata. Sì, certo, sono alterata. Sono molto nervosa. E a volte sono sul punto di avere un attacco isterico. Avrei voglia di rompere tutto e mettermi a gridare. No, ti prego. Rovineresti la mia reputazione di psichiatra. Cerca di capirmi. Cerca di capirmi, per favore. Io mi sento frustrata come madre e come moglie. Mettiti un attimo al mio posto. Beh, è molto difficile, Leonela. Non scherzare, non è una battuta, Damian. La mia situazione è grave. È molto grave, lo sai. Perché non so ancora se perderò Pedrito. E temo anche di perdere per sempre mio marito. Pedro Luis ha un'altra donna. Io so che lui mi ama, di questo sono sicura. Però continuo a vederla. Continuo a vederla, Damian. Lui non sopporta questa mia indifferenza, capisci? Che non è indifferenza. E questa freddezza, questo rifiuto quando mi sfiora anche solo con un dito, quando mi si avvicina, che non riesco a vincere. Leonela. Questo ferisce molto un uomo, non è vero? Gli toglie ogni desiderio. Leonela, per favore, dimmi, non come devi... posso fare per vincere questa paura. Dimmelo, spiegamelo. Convincimi che è una cosa assurda. Aiutami, Damian. Leonela, io farò qualsiasi cosa. Prenderò medicine, farò qualsiasi cosa. Però per favore guariscimi. Perché io sono venuta qui per questo, no? Sono venuta qui per curarmi. E solo tu puoi aiutarmi. Fallo allora, fallo. Cercherò di darti tutto quello. Fai in modo che possa amare Pedro Luis come ho sempre desiderato. Fallo. Stai tranquilla. Riprenderemo il discorso da domani. No, no. Per favore, non sei nelle condizioni migliori. Stai tranquilla. Ci vediamo domani, va bene? Va bene. Dopo ti chiamo. Oggi è finito molto presto con la signora Leonela. Come va, dottore? Ma... Non è ancora riuscito a farle superare il suo trauma? No.
E come mai, dottore? Un caso molto difficile? O forse lei non vuole curarla? Sì, signora. Sì, come no. Sì, la sto ascoltando. Avanti, non si angusti. La sua è una reazione perfettamente normale. Posso parlare con suo marito, se vuole. Sì, me lo porti domattina alle 9. Va bene. Vuole il mio telefono di casa? Sì, può chiamarmi quando vuole. No, è di che. Arrivederci. Si riposi. A domani. È tremenda, vero? Ah, mi fa impazzire. Sono sul punto di mettermi in cura io stesso. Stia attento, dottore. Guardi che la gente dice che gli psichiatri sono tutti matti. Elsa? Sì? Vieni qui, siediti. Senti, stavo ripensando a quello che mi hai detto. Riguardo a che? Riguardo al caso di Leonela. No. Cioè, quel velato rimprovero che mi hai fatto. No, dottore, non si trattava di un rimprovero. Era più o meno una specie di avviso. Lei capisce, dal di fuori si vedono le cose meglio. Lo so. Ma non serviva avvertirmi. Mi rendo conto di cosa mi succede. Certo. E dunque riconosco che finora avevo evitato di confessarlo a me stesso. Lasci che le dica che io fino a un certo punto la capisco. Quando l'ho vista ne sono rimasta impressionata. Immagina quello che ho provato io. Sì, ma non deve autosuggestionarsi. Sono due persone diverse. È così facile pensare che sia la stessa. Dottore, la donna che lei amava è andata via. Questa è una delle sue pazienti. Sì. So che è mio dovere professionale curarla, però... come uomo mi è difficile riuscirci, capisci? Guarirla significa... rimetterla fra le braccia di suo marito.